Quindi una partita veramente molto, molto interessante. Anzi, dico 8. Ultima la ripresa, San Marino 4, Rezzana 3, rete di Sensi che va a capovolgere ancora una volta il risultato. O solo? Stefano Sensi. Classe 95, quindi. Io che ho sinto non mudare tutto che quer mi dà. Ha avuto l'intenzione di colpire di testa, invece ha fatto sfilare il pallone. Per sua fortuna, a questo punto, un paio di tre punti contano veramente. E porta ancora in vantaggio alla formazione di casa. Quando siamo giunti al 24esimo, cambia ancora il punto. Punteggio perché ora il San Marino va a concludere, si porta sulle 5 questa squadra del San Marino, anche il fatto di seguire del tutto il tempo possibile per battere questo calcio, insieme per far trascorrere l'unico secondo sia tra un posto di passione. Allora se arrivare sul pallone, allora ci arriva Soligo che va a scambiare con Cruz, poi la deviazione da parte di Uomo che manda per recuperare ancora palla il San Marino, mentre rimane a terra la Mantia che difende di De Montis che rischiava di perdere il pallone portato anche dagli avversari, però recupera ancora il pallone la Reggiana, va con Mignanelli che poi va a scambiare Ferrero, va a servire Bangura che si gira in mezzo a ribattuta da Gueye. Ora però i padroni di casa veramente sono entusiasmo con Bangura, vede c'è Cruz di fianco a lui, arriva proprio l'inserimento di Cruz, il San Marino con Bangura, vede c'è Cruz di fianco a lui, arriva proprio l'inserimento di Cruz che però sbaglia così, si è attraverso in mezzo, era anche pensato da Andreoli però seguire indietro dalle parti di Soligo, traverso in mezzo ancora per la Mantia, questa volta però è troppo soffevole che riesce a bloccare e dunque buttato via il pallone sulla tre quarti, bel recupero da parte di D'Alessio, poi è stato detto questo che era un tentativo anche di tiro cross, è stata la deviazione dunque c'era anche di ora vediamo se anche la squadra di Firenze riuscirà in avanti a praticare anche in difficoltà in questo caso sì contro Badè a larga in direzione di Pudero, ora scattato tutto per un'eventuale ripartenza destra Otto che si guarda su, invece non è riuscito a dare il suo supporto. Sensi intanto in mezzo a due avversari cade a terra, c'è il fallo, calcio di punizione Emiliano, a fischiare l'arbitro parte Sensi, la palla si impenna, portatore di palle dunque San Marino che ora schiaccia gli avversari nella propria metà campo. Sensi supera un avversario, anche il secondo però si defila, ora deve cercare di servire qualcuno, cerca di fare ancora tutto da solo, il pallone riesce a filtrare per questa formazione insieme estremo difensore Vivan e Poletti, e però nelle ultime due stagioni qualcosa non sta funzionando al meglio, ci sono delle amnesie che troppo colpo di testa di Fogazzi. Sensi viene anche troppo potente e preciso, visto che per Vivan è stato tutto facile. Recupera palla a Bangar, va a scambiare con Sensi, potrebbe andare al traversone, ci prova. Però c'è la chiusura di Palivena. E allora Bangura va a scambiare con Sensi, altro traversone, il colpo di testa che viene decisivo e dunque è la vittoria. E quindi alla fine è arrivato il gol, anche perché non erano impeccabili nella chiusura i giocatori ospiti,
E ora Coto, ci crede e sposta quel che basta il pallone. Recuperano i suoi compagni. Di concedere di meno in difesa, intanto recupera un buon pallone il San Marino, in particolare con Poletti. Poi l'apertura di Sensi, era a cercare Coto, riesce a recuperare, poi arriva dalle parti di Zanchi, però sbaglia, tanti errori in questa partita. Coto, Russo intanto recupera un buon pallone per Sensi, Stefano Sensi, metronomo, regista del San Marino, classe 95, quindi per Bregliano, come dicevamo, sulla fascia destra del San Marino può far vedere buone cose. Cadono a terra due giocatori ospiti, ancora una volta lascia proseguire l'arbitro. Da una parte e dall'altra ci sono stati degli episodi un po' dubbi, forse da rivedere, e però c'è la ripartenza del San Marino con questo ad impostare bene. Manca un regista, di solito Sinski ha chiuso bene, dall'altra parte c'è un avversario, Pacini, che sta facendo vedere non poco. Bregliano ora, lui però ha cercato tentativo personale veramente fuori misura, e allora si riparte, conquista questo buon pallone Magnanelli. Si è difeso con ordine San Marino in questo, quando sposta il fianco al contropiede, e quindi possiamo dire che l'azione della Repubblica di San Marino comunque. La Mattia che torna indietro per Magnanelli di testa, Sensi, palla per Coto, ribattuto il suo cross, poi Sensi scambia con Van Gaal, la chiusura, la testa di Bocalon, ma recupera il San Marino con Sensi che allarga per Van Gaal. Van Gaal nuovamente per Sensi, tenta di innescare la mantia, la chiusura del Prato, Rubino non ci arriva, chiude Bregliano e può ripartire Sensi per il San Marino, troppo lunga per la mantia. Romano e Magnanelli recupera il pallone il San Marino, si vola sulla sinistra Sensi, gioco di gambe di Sensi su Matteo, poi non ci arriva Van Gaal per un soffio dietro per Bregliano, poi Sensi. Sensi, la battuta lunga a cercare un'ottima occasione sull'assist di Rubino, scattato sul filo del fuorigioco Bocalon, ha aspettato troppo per concludere, ha permesso quando arbitro fischia, e su questo non ci sono dubbi. E poi guardiere San Marino con Sensi che va a aprire sulla destra per Coto, entra in area Coto, il cross a cercare Van Gaal, non ci arriva, poi c'è Sensi che tenta il gol alla Del Piero, la palla che però terza di Ivusic, pericoloso il San Marino, non ci sono giocatori del Prato, qui c'è Bandini, poi movimento di Van Gaal sull'assist di Sensi che apre poi con il destro, la mantia lascia scorrere per Sensi, Sensi prolunga ultimamente per la mantia che se ne va sulla destra, Ciccio Vattene riferito all'allenatore del Prato, mentre dalla tenta di portarsi il pallone sul sinistro non ci riesce, Van Gaal tiene viva l'azione del Prato, ma ruba palla Sensi, contropiede del San Marino, Sensi per la mantia, fallo, poi Bocalon mantiene questo pallone, lo recupera il San Marino, Sensi, Romano ruba palla, il suo compagno di squadra, poi Sensi al cross di sinistro, Sensi scavalca addirittura, attraversa quindi i Sensi che adesso ha il possesso del pallone, va col mancino Sensi, la respinta di D'Ametto, poi lotta alla fine Van Gaal, tutto il San Marino, lancio completamente per Gabbianelli, poi Van Gaal sbaglia tutto, c'è il contropiede San Marino con Sensi, va Sensi l'apertura sulla destra, poi il Soligo, Coto, ora Coto il cross a cercare la testa dei propri attaccanti, Soligo tiene vivo questo pallone, poi Coto nuovamente un cross troppo lungo, la tocca Bandini,
però la Bato perde però il pallone su lui, Gabbianelli lo recupera, però Sensi, molto positiva la partita di Sensi. Poi un passaggio un po' rischioso, appunto battuta Sensi, il fischio dell'arbitro, va Sensi, la battuta di Sensi che però sorvola per San Marino sulla sinistra, il gioco di gambe di Cruz, porta palla, attenzione, per un attimo poteva perdere, poi Magnanelli, Lacfanucchi che tenta di servire Bocalon, ma Bocalon si fa spesso anticipare, questa volta è stato Cammarotto, e poi ripartire Sensi con il pallone tra i piedi, poi ottimo tacco a cercare a trovare Sensi, se ne va Sensi, tenta di mettere per Bangal che la lunga per Bocalon, la chiusura di Sensi, sombrero anche di Sensi su Bandini. San Marino nel possesso di palla sull'out sinistro, però non c'è spazio, c'è la chiusura di Bandini. L'ultima partita giocata qui a Lungo Bisenzio il 19 settembre 2010, sempre 1-1 con rete di Poletti al 37esimo, pareggiata dal Pratese Pacifico al primo minuto di recupero. Adesso è Banchi che tenta di servire Bocalon, ma Bocalon si fa spesso anticipare, questa volta è stato Cammarotto, e può ripartire Sensi, c'è un fallo su di lui.